politica corretta, come l'abbiamo sempre fatta, con dignità. Se ci votate o non ci votate, noi siamo stati sempre presenti negli anni e ne ho sentito di tutti i colori. Ci hanno detto: beh, mio fratello sa fare il sindaco. Beh, nessuno lo mette in dubbio che non sa fare il sindaco, però la mia domanda nasce spontanea e voi dovete dare una risposta. Se una persona sa fare il sindaco, deve sapere pur fare l'opposizione. E in questi anni vi dico che l'opposizione non c'è stata al nostro comune, perché l'opposizione è importante. Ve l'ho detto nel comizio al Paese Vecchio, qualcuno può dire ripete le stesse cose, ma i latini dicono iuva et repeta, giova ripetere. Giova ripetere perché voi vi dovete svegliare, perché noi ci siamo svegliati da tanto tempo e i politici non ci rappresentano. Noi siamo qua con una lista di protesta, perché comunque vada, a noi non ci rappresenta nessuna coalizione. Possono cambiare magliette, li possono chiamare le liste come vogliono, possono gli amministratori passare da una lista all'altra, però se andate guardando non c'è niente di nuovo. Questi ragazzi sono nuovi, sono ragazzi che si sono già battuti su questo territorio insieme a me, che hanno dato a questo territorio insieme a me, si sono spesi, hanno speso soldi, tempo, hanno speso tutto per voi, ma l'hanno fatto perché amano il paese, mentre loro no. Vi ricordo, a due passi da qua c'è la Zingara, la discarica La Zingara, che voi tutti conoscete e conoscete le mie battaglie che ho fatto, il tempo, studiare di notte, andare a Napoli, andare molte volte a Catanzaro, perché contrastare i forti poteri economici non è facile. Questo vogliamo dire agli avversari. Se noi abbiamo contrastato i poteri economici forti delle multinazionali, ci siamo riusciti da soli. Questo ve lo dico perché non abbiamo bisogno della politica. Voi pensate, abbiamo bisogno dell'onorevole, abbiamo bisogno di quello, abbiamo bisogno di quell'altro. Noi in questo secondo comizio e nel primo non abbiamo portato nessuno a pavoneggiarci. Noi siamo noi con le tute e vi facciamo vedere cosa abbiamo scritto dietro queste tute. Bene, si salvi chi può. Scusate, queste sono le dirette. Noi non andiamo in differita o altro, cose che capitano. È caduta la bandiera, ma per noi la bandiera non cade. Dammela, Saverio. Io questa sera la bandiera la pianto, perché la pianto qua in questo palco ecocompatibile come noi. Ecocompatibile, guardate, il verde, la natura, questa è vita, ragazzi. Veramente vita. Io la pianto perché oggi è festa della liberazione, anniversario della liberazione, perché segna la pace, la fine della guerra, la libertà di un popolo come noi. Noi siamo liberi. È inutile che vengano a dirci votate per noi. Noi quando entriamo nella cabina, il parente è sempre un parente e va rispettato perché è un parente, però dovete capire che se un parente è un pessimo politico, sarà un pessimo amministratore, dormirà su quei banchi. Guardate, io la politica mi conoscono anche gli impiegati comunali, io alle 8:30 sono al comune, ma non sono al comune per qualcosa. Guardate, stasera c'era la partita della Juventus. Qua ci sono juventini, non lo so, milanisti. Io non so nemmeno di che colore sono le maglie dei giocatori di calcio, perché non mi ho mai occupato di calcio. Come faccio adesso
ad andare a parlare di calcio o a occuparmi di calcio, sarei pessimo, ma di politica, di sociale, me ne ho occupato sempre. Ecco perché la mattina andavo al comune a guardare le delibere, le determine. Molti candidati non sanno che cosa sono le delibere o le determine. Io, come delibere e determine, prima che venissero pubblicati, e io ho fatto anche delle richieste, il nostro comune arriva sempre in ritardo. Voi sapete che è nato l'albo pretorio online per dare più trasparenza ai cittadini. È inutile che dicono: se andiamo noi sarà tutto trasparente. Non è vero, le lotte le ho fatte io e il mio avvocato è qua sotto e sa quanto abbiamo penato per i vostri diritti. Abbiamo penato, sudato e tolto tanti soldi. Ve ne racconto una breve. Dovete pensare che c'è uscita una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 che prevedeva che tutti i comuni, compreso il nostro, perché il nostro non è andato via, non ha le ali, è qua. Tutti i comuni dovevano rimborsare i cittadini sulla bolletta della fornitura idrica. Allora, io sono un cittadino attivo, un attimo, e ho comprato questo piccolo manuale scritto da una persona per me nobilissima, vi dico chi è, Rita Borsellino. L'ha scritto lei questo manuale. Il manuale del buon amministratore locale, buone prassi da imitare per sindaci, assessori e cittadini attivi. Ma vedete, è piccolino, non ci sono molti politici qua, questi sono di tutta Italia, vedete come sono i politici. E allora vi dico che nei comuni non abbiamo bisogno di avvocati, di medici, siamo professionisti. Una squadra di professionisti, tutti di Sant'Eufemia. Abbiamo girato Sant'Eufemia in largo e in stretto. Conosciamo le montagne, il paese e altro. Queste persone per voi possono venire oggi a dirvi questo, ma non per me, che io li seguo attentamente, sotto la lente di ingrandimento, perché io di tutti loro conosco tutto quello che hanno fatto, tutto. E qualcuno parla bene di me, è un bravo ragazzo, si spende per il territorio, ha un ottimo programma, perché deve parlare bene, perché tutti parlano bene di me, e anche i cittadini, perché sono un vigile del fuoco e io non faccio le proteste cittadini con la divisa dei vigili del fuoco, ma la posso fare con questa divisa d'ambientalista o con la divisa che voi avete tutti addosso come da cittadini. Questa è un'altra storia che me la conservo per ultimo comizio. Comunque vi ho dato un assaggio, perché il mio avvocato mi dice: la gente deve sapere, e allora i trasparenti siamo noi, e voi al momento opportuno lo saprete. Seguitemi nei miei tour, perché purtroppo questi comizi sono dei tour, e non è che io ne potrei fare tanti, ne ho fatti non solo qua, chi mi conosce mi vede nelle piazze, sapete cosa dicono? Il Morositano sempre comizi fa, il Morositano ha sempre le carte in mano. Qualcuno dice: il Morositano è pazzo. Ma allora vi dico una cosa, io faccio il vigile del fuoco ogni due anni, la mia amministrazione mi manda a fare anche le visite neuropsichiatriche, neurologiche, e ho tutte le attestazioni positive. Ma ai nostri politici queste visite li fanno? Credo proprio di no.
Adesso, se mi permettete, pianto questa bandiera in segno di liberazione, perché il mio sogno è di liberarmi di questi politici che si appollaiano. Oggi vengono a chiedervi il voto. Sai, mi dai il voto per questo, per quell'altro, per mio figlio, per mio cugino. Io vedo persone che si occupano di politica oggi. L'altro giorno, per dirla breve, perché non mi va di fare nomi, eravamo in piazza e si è animata una discussione. E parlavamo, no? Uno che è di politica, i voti di qua, i voti di là, perché queste cose fanno. A me non mi interessa quanti voti prendo. A me interessa che io o vinco grazie a voi, e lo dirò grazie a voi perché da solo non posso vincere, o vinco, o auguratevi per voi, malauguratamente per loro, che vado d'opposizione, perché loro hanno paura anche di questo, perché io sono trasparente, non sono fatto dalla loro pasta. A me, quando il cittadino, il vecchietto, mi dice una cosa, o c'è da raccontare, qua vedo bidoni dell'immondizia, e l'immondizia là dentro. Ora, questi signori che sono stati anche assessori all'immondizia, io nel 2006 ho avuto un caso e sono stato nei palazzi di giustizia per l'immondizia, per voi, grazie al mio avvocato e la mia buona fede in quello che faccio, perché non lo faccio né per soldi, io ce ne rimetto di soldi, di tempo per la gente. Io, grazie alla buona fede, ho vinto una causa. E poi vi dico come l'ho vinta e quello che dicono, non la gente che vedete in giro, i giudici, ve lo dirò in un'altra puntata questo. Comunque, non vi dico molto, vi dico solo una cosa dei cassonetti, perché li vedo qua davanti e sono obbrobriosi, vedo di tutto e di più per le strade. E poi, sapete una cosa, nessuno di voi, o nessun politico di questi candidati a sindaco, perché erano d'opposizione, non sono andati al comune a vedere che dopo 2 anni e mezzo, perché voi lo sapete, queste società che abbiamo qua dell'immondizia sono società che partecipano a bandi di gara, e io i bandi di gara vado a leggermeli. Allora, una persona anziana ha visto un cassonetto con 2 tavole messe più o meno come quella cassetta là, e quel giorno si è fatta quasi male. Io ho detto, questa è la nuova moda della nuova amministrazione, mette le ghigliottine nei cassonetti, io ho detto. Comunque, vediamo di risolvere il problema. Siccome noi i problemi, purtroppo, come vi ho detto io, hanno paura, perché se io vado di minoranza, intanto chiedo una stanza, e ve lo dico, cosa che non hanno fatto né il candidato a sindaco attuale né l'altro, perché se domandate agli impiegati del comune a chi hanno visto di più, agli assessori attuali, passati, dicono che hanno visto a me entrare a informarmi, e ci sono stato io. E allora vi sto dicendo, se dovrò vincere saprò fare il sindaco, e avrò le capacità di fare il sindaco con i miei ragazzi e con la mia equip che mi ha sempre seguito esternamente nelle varie battaglie che ho fatto, e l'ho vinte tutte, perché io, prima di fare una battaglia, se sono nel giusto la faccio, e la faccio con ogni diritto, perché pago le tasse. Ma sapete cosa fanno loro? Cercano di stancarvi, vi racconto.